Risparmiare tempo in cucina. Oggi parliamo del burro chiarificato. Dice, beh, il burro chiarificato sappiamo come si fa. Sì, non lo so, sapete come si fa. Se non lo sapete, andate a vedere. Il punto fondamentale però è qual è la relazione tra il burro chiarificato e il risparmio di tempo. Quando mi vedete in alcuni video, pochi a dire la verità perché non ne faccio molto, in cui cucino, mi vedete, mi sentite spesso dire tengo bassa l'induzione per non bruciare il burro. Quindi, quella certa operazione di rosolatura col burro o di frittura col burro o di cottura semplice col burro non è lunga perché il prodotto che si brucia, ma perché l'olio che si brucia. Adesso io invece in certe preparazioni potrei usare il burro chiarificato, tipicamente quando soffriggo e quando friggo, cioè quando non mi serve far crema. E queste sono le situazioni in cui si usa il burro chiarificato, quando non mi serve far crema o cremosità. E io vado spedito. Sapete che potete guadagnare il 50% del tempo? Cioè una roba che io ho soffritto in 20 minuti a bassa temperatura, la potrei soffriggere in metà del tempo a temperatura più alta perché c'è il burro chiarificato. Il prodotto viene uguale, anzi in qualche caso, non in tutti i casi, in qualche caso meglio. Perché ci sono situazioni in cui la temperatura più alta ma aiuta anche in termini di qualità sensoriale del prodotto che ne viene fuori. Poi per esempio su pezzi grossi no, perché sennò rischia di avere fuori bruciato e dentro crudo. Pezzi piccoli, tipiche dei soffritti di qualunque genere specie, è così. Anche quando soffriggete, per esempio, rosolate pezzetti di carne per fare gli spezzatini e così via, avere il burro chiarificato vi consente di abbreviare enormemente i tempi perché potete alzare le temperature. Sì, però se il burro chiarificato ce l'avete. Ecco dove voglio arrivare. Dato che per fare il burro chiarificato mi devo scoglionare per ben 2 minuti a far fondere burro, fallo e tienilo pronto, non te lo fare al momento. Io adesso cosa faccio? Prendo sta mattonella di burro di 1 chilo, la butto dentro in una casseruola, la metto su un termosifone, la lascio sciogliere, oppure vado col microonde, io preferisco il termosifone, la lascio sciogliere, quando si è sciolta faccio il trovo, vabbè, non sto qui a tirarla lunga, la ricetta ce l'avete, ho anche fatto un video su come si fa il burro chiarificato, quindi non è lì che voglio andare a parare, però tanto che lo faccio, ce l'ho pronto, poi mi faccio un salamino di sto burro, oppure me lo tengo a pezzi, e ogni volta che mi serve soffriggere qualcosa nel burro, vado lì, stacco un pezzo e parto. Quanto tempo risparmiato rispetto a prendere il burro, farlo sciogliere delicatamente, solo a bassa temperatura lo devi far sciogliere, solo quando è sciolto puoi alzare un po' la temperatura e metterci il prodotto, quando c'è il prodotto la temperatura comunque la devi tenere media o medio-bassa, perché sennò le vedi le colonnine di fumo che vengono su dal burro, non dal prodotto. Ma chi ve la fa fare? Chi ve la fa fare? Quanto tempo state buttando? Quindi il burro chiarificato è un modo, oltre che una tecnica di cucina, è un modo per risparmiare tempo in cucina. Saluti, baci e abbracci.